Da Goodlier, bentornato da Carlo. Oggi rinfreschiamoci un pochino le idee. Parliamo infatti di raffreddamento grazie alle ventole. Cosa fai quando hai caldo? In pieno agosto, bloccato su un'autostrada all'interno di un'autovettura con 40 gradi all'ombra. E sei talmente sfortunato che non ti funziona nemmeno il climatizzatore. Apri i finestrini ed entra aria calda. Ti sventoli e ti arrivano schiaffi di aria umida. Per quanto tempo pensi di resistere? Mentre stai pensando alla risposta, la lamiera della tua macchina si sta arroventando. Allora, prima di collassare, quanto tempo? Come dici, qualche ora? Ma sei fortunatissimo. Pensa che il tuo computer, se non è opportunamente raffreddato, muore in pochi minuti, se non meno. Mentre usi il computer, credo ti sia accorto che non è proprio silenzioso. O meglio, un PC nuovo di zecca fa pochissimo rumore. Al contrario di uno con qualche petabyte elaborati, a cui mai è stato eseguito il tagliando. Quel ronzio, seppur piccolissimo, è da imputarsi alle ventole interne al case. Ma cos'è una ventola? Tecnicamente è un oggetto fornito da alette rotanti con una griglia metallica di protezione a volte. Un ventilatore in grado di spostare l'aria all'interno del luogo dove è installato. Nei computer le ventole sono collegate all'alimentatore o direttamente alla scheda madre. Ma a cosa serve? Avrai capito che le ventole servono per mantenere la temperatura entro certi limiti, per evitare proprio che qualcosa si danneggi bruciandosi. Nel dettaglio si usano per raffreddare il processore del computer, il processore della scheda video, l'alimentatore e in più in generale tutta la temperatura interna del case. Per migliorare la situazione, il case stesso è fornito di molti fori, vere e proprie griglie nei vari lati per facilitare la circolazione dell'aria da e verso l'esterno. I modelli più sofisticati sono dotati della capacità di adeguare la velocità del motorino della ventola in base alla temperatura interna. L'alternativa è l'impiego di programmi specifici che monitorizzano la temperatura del PC e dei componenti interni, notificando l'incremento della stessa con vari allarmi. Alcuni, tra l'altro, permettono anche di gestire la velocità di rotazione della ventola stessa, incrementandola con un innalzamento della temperatura. Quante ce ne possono essere di ventole all'interno di un computer? Almeno il doppio, se mi passi la battuta. In pratica, il minimo sindacale è rappresentato dalla ventola propria del processore e dalla ventola dell'alimentatore. Se la scheda video è abbastanza recente e quindi performante, potrai trovare anche una ventola dedicata installata proprio di fronte al processore video. Infine, potresti anche installarne un'altra ausiliaria, ma direttamente nel case. Per quest'ultima, il senso di rotazione della stessa può immettere aria fresca dall'esterno, al contrario delle precedenti descritte, in modo da creare un circolo d'aria continuativo per tenere quanto più basso possibile la temperatura stessa. Aggiungo che oggi potessi trovare delle ventole ausiliarie che rendono fantascientifici i case dei PC, con giochi di luce molto appariscenti. Ma il computer deve essere bello o efficiente? A proposito di efficienza, diciamo che le ventole possono essere costruite con metallo o plastica. Le prime hanno dei contro relativi al maggior peso e costo, mentre il favore è riferito alla loro durata e soprattutto alla bassa rumorosità. Quelle in plastica hanno caratteristiche diametralmente opposte alle precedenti. Ma cosa si deve fare una volta installata una ventola, una o più ventole? Beh, bisogna tenerle sotto controllo. La prima cosa che devi avere a mente è che è un oggetto meccanico ed elettronico e, come tutti gli oggetti meccanici ed elettronici, possono improvvisamente cessare il loro funzionamento. È necessario quindi monitorare la sua funzionalità, la loro funzionalità, perché in caso di rottura in brevissimo tempo potrebbe essere danneggiato il computer. Se sei fortunato, la scheda madre
produce il blocco del PC spegnendolo, altrimenti sono guai. Il processore potrebbe collassare in via definitiva. In secondo luogo, dovresti controllare lo stato di pulizia delle alette delle ventole. Col tempo accumuleranno polvere al punto da formare dei veri e propri baduffoli, che potrebbero rallentare il senso di rotazione, rendendole più rumorose, bruciarle se si produce il blocco delle stesse. Quindi saltuariamente dovrai pulirle. Ma come? È possibile utilizzare in via estrema il classico soffio, evitando però di controllarlo di saliva. Ma comunque questo è un rimedio della nonna. Esistono in commercio anche delle bombolette ad aria compressa che, oltre ad essere più efficienti, hanno l'estremo vantaggio di contenere aria senza umidità. E questo in ambiente elettrico è sempre cosa buona e giusta. Eviterei, se non sei pratico, l'uso di compressori d'aria, in quanto l'aria stessa non è priva di umidità e, soprattutto, potresti applicare una pressione del flusso d'aria oltremodo inadeguata per la resistenza delle ventole stesse. Quindi diciamo che con una certa accortezza potresti in via teorica utilizzare anche i compressori. Nella prossima lezione conoscerai un animale, il topo. Ora non mi resta che salutarti. Un saluto, ciao, presto, alla prossima da Carlo.